L'horror in quattro passi. Che cos'è l'horror? Chi sono i personaggi? Dove e quando è ambientato l'horror? Perché vengono scritti gli horror? Credi di essere un tipo coraggioso? Se la risposta è no, tieniti alla larga dagli horror. Infatti l'horror è un testo narrativo che genera suspense, cioè uno stato continuo di ansia e di paura. Una lettura avvincente, ma anche terribilmente inquietante. Questo genere è nato nell'Ottocento, a opera dello scrittore americano Edgar Allan Poe, e da allora ha conquistato intere generazioni di coraggiosi lettori. Le storie horror si basano su situazioni da brivido, luoghi tetri e misteriosi, strane creature e pericoli oscuri daranno forma ai tuoi peggiori incubi. Anche la struttura del racconto contribuisce a creare tensione. Nella situazione iniziale, di solito, la scena è normale, quotidiana, quasi banale. Ad esempio, un noioso tè delle 5. A un certo punto, però, accade qualcosa di inspiegabile. La vita del protagonista non sarà mai più la stessa. Nello sviluppo centrale, eventi misteriosi e inquietanti si susseguono a un ritmo sempre più veloce. La paura del lettore, insieme a quella del protagonista, cresce fino ad arrivare allo spannung, cioè il momento di massima tensione. Lo sfortunato eroe riuscirà a uscirne vivo? Per fortuna non tutto è perduto. Nella conclusione, a volte, il pericolo viene superato e tutto torna alla normalità. Altre volte, invece, la storia resta aperta e il mistero non viene sciolto. Nel dubbio, è meglio non abbassare mai la guardia. Forse il male è ancora dietro l'angolo. In un racconto horror, il pericolo può nascondersi ovunque, anche dove non te l'aspetti. Spesso i personaggi sono individui apparentemente comuni, che all'improvviso diventano pazzi e crudeli. Tuttavia, non mancano neppure esseri mostruosi, come scheletri, zombie, vampiri e altre creature da incubo. Infine troviamo le vittime, persone qualsiasi che si trovano coinvolte in vicende terrificanti. Per uscirne sane e salve avranno bisogno di abilità, sangue freddo e un po' di fortuna. L'ambientazione degli horror a prima vista può sembrare banale, ma l'apparenza inganna. Spesso il racconto si svolge in luoghi legati alla vita quotidiana, ma che nascondono aspetti o presenze inquietanti. Sono ambienti tetri, misteriosi, magari immersi nella nebbia e pieni di strani rumori. Non solo foreste e cimiteri, ma anche scuole o case isolate possono essere il luogo ideale per un horror. Meglio ancora se al tramonto o di notte, quando l'oscurità rende tutto più minaccioso. Gli horror vengono scritti per coinvolgere il lettore sul piano emotivo, creando suspense e paura. Per aumentare la tensione, lo scrittore descrive nei dettagli gli elementi più inquietanti e alterna un ritmo rapido con uno più lento. Insomma, questo genere ti permette di provare emozioni forti e vivere tremendi pericoli, rimanendo sempre al sicuro nella tua stanza. E tu, sei abbastanza coraggioso per leggere un horror tutto d'un fiato?